Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, popolo e lingua. Ecco i santi della festa del primo novembre. Essere santi è semplicemente assomigliare a Dio. Nulla di troppo eccezionale del resto, egli è nostro padre. Che c'è di strano se un figlio assomiglia a suo padre? Sì, si dirà, ma Dio nessuno l'ha mai visto, non sappiamo nemmeno che faccia abbia. O come si fa ad assomigliargli? Beati i poveri in spirito, i miti, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore. Ecco i tratti del volto di Dio. Ecco chi sono quelli che gli assomigliano. In quella moltitudine immensa ci sono tutti gli stati di vita, ci sono sposi che si sono voluti bene, hanno sopportato quando c'era da sopportare, perdonato quando c'era da perdonare. Papà e mamme che ai loro figli hanno dato non solo cose ma se stessi, la loro vita giorno dopo giorno. Ci sono figli, giovani, ragazzi, perfino bambini. In quella moltitudine c'è una madre Teresa che si piegava ogni giorno con tenerezza sui derelitti della società, ma dietro di lei vedremmo una schiera infinita di persone che hanno fatto altrettanto, senza clamore, i santi. Lo si diventa non perché si fanno sempre meno peccati, ma perché si ama. Dio è il prossimo, sempre di più e sempre meglio. E qui vi è un presupposto che non si può dimenticare. Solo chi si sente amato può amare a sua volta. Occorre vedere, toccare l'amore di Dio per noi per essere capaci di amare davvero gli altri attorno a noi. Insomma, è necessario aprire gli occhi e accorgersi finalmente di quanto Dio ci vuol bene. Figlioli, ci dice il vecchio apostolo Giovanni, quale grande amore ci ha dato il Padre. Ne erano profondamente consapevoli i santi, a tal punto che niente poteva metterlo in discussione, né i problemi o le traversie, né le violenze o le tribolazioni che dovevano subire. Io abito nel cuore di Dio che mi ama con tenerezza infinita. Ecco la loro convinzione. Mio padre e mia madre mi hanno amato come possono amare un uomo e una donna, ma Dio mi ama da Dio. Senza questa convinzione, tutto quello che si fa per il Signore o per gli uomini sembrerà sempre troppo, troppo faticoso, troppo snervante. Solo chi si sente amato da Dio ha voglia di amare. Chi non si sente amato sarà sempre avaro nell'amore, sia con Dio che con il prossimo. Se non avessimo ancora provato la sensazione che Dio ci ama e tanto, è ora di risvegliarla. Non tolleriamo che la vita ci scorra sotto gli occhi senza accorgerci che Dio ci ama, da Dio. E non è forse naturale che i figli assomiglino al loro padre? Buona festa dei santi a tutti voi. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.